Salve, vi sono presupposti ontologici anche all'interno della logica di qualunque sistema logico, della matematica, della scienza, di qualunque prospettiva di pensiero, in qualunque disciplina è presupposta una qualche premessa ontologica fondamentale. Ad esempio, tutte queste forme di pensiero, tutte queste discipline presuppongono l'opposizione originaria del positivo e del negativo e la presuppongono non solo a livello logico, internamente a questi stessi sistemi, ma anche per quanto riguarda proprio la realtà ontologica e metafisica. E cercherò di chiarirlo per bene. Allora, intanto il principio di opposizione universale è il fondamento del principio di non contraddizione. È l'essenza, ciò che sta sotto il principio di non contraddizione. Ricordiamo che Severino ha mostrato anche la contraddittorietà del principio di non contraddizione aristotelico, perché va a identificare a un certo punto i distinti, l'ente con il niente nel processo impossibile del divenire. Ricordiamo anche che il divenire non è un'evidenza, perché sul piano fenomenologico non appare il trasformarsi degli enti in altro da sé o il loro annullarsi e il loro prodursi dal niente, ma appare invece una sequenza di fotogrammi coscienziali che sono scorrettamente interpretati nel pensiero nichilista come trasformazione di un ente in un altro. Il principio di non contraddizione aristotelico è erroneo appunto nella formulazione che Aristotele ne ha dato, ma il fondamento è valido ed è quello dell'opposizione universale del positivo e del negativo, che implica la sintesi dell'identità dell'essente e del suo distinguersi da ogni altro. Questa è la novità, la struttura originaria in Severino e la negazione del divenire nichilistico, non della variazione fenomenica. Infatti, per giustificare l'apparente divenire, cioè il variare dei contenuti di istante in istante, Severino arriva a mostrare la necessità che vi sia un apparire infinito, dove appunto tutti i fotogrammi di coscienza di ogni forma di vita esistano e appaiano da sempre e per sempre in una prospettiva di coscienza infinita. Quindi questa sarebbe la differenza tra l'apparire infinito e la dimensione che stiamo sperimentando attualmente dell'apparire finito. Giusto per ricordare un attimo le questioni fondamentali dell'ontologia di Severino. Il fatto che Severino quindi neghi il principio di non contraddizione aristotelico e abbia trovato anche delle contraddizioni all'interno della logica astratta formale, non vuol dire che lui dimostri le sue tesi usando la logica che lui cerca di confutare, no, perché lui adotta invece il fondamento puro che sta implicitamente alla base della logica e che è incontaminato, che è incontrovertibile. È quello, lui prende il nucleo essenziale, che è l'opposizione originaria, e per necessità arriva a dedurre tutte le conseguenze che riguardano la sua ontologia. Questa opposizione universale del positivo e del negativo è appunto la distinzione di un ente rispetto a tutti gli altri e in generale dell'essere e del nulla. Della dimostrazione dell'incontrovertibilità e incontestabilità di questo principio ne parlerò bene in prossimi video. Per quanto riguarda questo video, voglio semplicemente sottolineare che questo principio di opposizione sia presupposto non solo logicamente, ma anche ontologicamente dentro qualunque prospettiva e sistema logico, in quanto ad esempio, in qualunque sistema logico, sia della logica classica formale, sia della logica paraconsistente, sia della logica quantistica, della logica Fuzzi e di qualunque altro tipo di logica, si presuppone sul piano logico che ogni simbolo sia distinto dagli altri, che il valore attribuito a ogni simbolo, indipendentemente se sia un valore arbitrario, relativo o frutto di altra scelta, sia distinto da altri valori,
si presuppone che i principi tra loro si distinguano, che i postulati e gli assiomi alla base di quel determinato sistema siano quelli e non altro, e che le asserzioni all'interno di quel sistema determinato logico siano quelle asserzioni e si distinguano da tutte le altre. E questo sul piano logico. Ma questi sistemi logici presuppongono implicitamente e inconsapevolmente il principio di opposizione universale, del positivo e del negativo, anche a livello ontologico. E perché? Perché presuppongono che la realtà nella quale ci troviamo e nella quale sono presenti questi sistemi logici sia incontraddittoria. Perché se non lo fosse, non si potrebbe giustificare il fatto che una volta posti certi valori, certe scelte, posti certi assiomi e certi postulati, si mantengano fermi e stabili nel loro significare e nel valore che gli è stato attribuito. Perché se ci trovassimo in una realtà intrinsecamente contraddittoria, dove non valesse il principio di opposizione universale, tutto sarebbe equivalente a tutto il resto e quindi anche le scelte adoperate sarebbero equivalenti alle altre scelte e alla non scelta, così come le conseguenze che dovrebbero derivare da una scelta sarebbero equivalenti a tutte le altre conseguenze e anche alla non conseguenza. Quindi sarebbe impossibile un qualunque contenuto determinato, anche all'interno del pensiero, della riflessione e di qualunque sistema logico. Cosa che invece non avviene, invece i sistemi logici, cioè, sono possibili e nel caso della matematica e della scienza sono anche connessi a dei risultati poi pratici. Per cui non è vero che non ci siano presupposti impliciti ontologici. Ci sono e come anche nella logica, solo che sono presupposti talmente impliciti che non vengono considerati, cioè li si ignora, ma non vuol dire che non ci siano. Ci sono e come. Semplicemente quello che sto dicendo io, riprendendo il pensiero di Severino, è un tentativo di rendere esplicita la presenza di quelle premesse implicite a livello ontologico. E questo fatto della presupposizione, appunto, di questo fondamento adottato da Severino, vale anche, appunto, per qualunque pensiero ponga una differenza, una distinzione tra pensiero e realtà esterna. Si può porre questa forma di pensiero solo presupponendo che la dimensione del pensiero sia distinta dalla dimensione della realtà esterna, che sarebbe quindi il piano ontologico fondamentale, che includerebbe la sfera del pensiero. Si può pensarlo, appunto, lo si può pensare solo distinguendo intanto dentro questa posizione la dimensione del pensiero da quella della realtà esterna. Ma questa distinzione è di nuovo la forma dell'opposizione universale, presupposta di nuovo a livello ontologico dentro questa posizione. E chi ritiene che ciò sia una necessità, no? Si contraddice, cioè chi ritiene che non sia possibile stabilire con il pensiero, con la logica, la verità sulla realtà. Non solo presuppone infondatamente che il pensiero sia una cosa separata dalla realtà, non solo presuppone che il pensiero produca dei risultati, quando poi non è evidente solo che nella nostra coscienza appaiono contenuti e pensieri che sono accompagnati dall'interpretazione degli stessi pensieri e degli stessi eventi che noi sperimentiamo. Ma non appare in modo evidente che sia il pensiero a produrre questi risultati. Potrebbero essere eterni e originari, come sostiene Severino. Cioè, secondo l'ontologia costituita sul criterio della necessità di Severino, l'intera realtà, in tutti i suoi eventi e fenomeni e dinamiche, è già tutta compiuta da sempre ed è già in sintesi originaria in ogni sua parte. Non è che
vi sia un rapporto di cause ed effetti che produce veramente temporalmente le cose, ma tutto è già da sempre dispiegato in una struttura eterna e immutabile. E lo ripeto, questo deriva dalla necessità di negare la contraddizione suprema, che è quella del divenire delle cose, del trasformarsi in altro da sé, del provenire dal nulla o nel finire nel nulla, cosa che sarebbe impossibile ma necessaria nella prospettiva materialista e nichilista e fisicalista. Ma di questo ne parlerò ancora meglio in prossimi video. Qui ci si limiti solo a considerare che qualunque sistema logico presuppone premesse ontologiche e anche la scienza in realtà, ma magari poi ne riparlerò di nuovo in prossimi video. Riguardo alla contrapposizione tra pensiero e realtà esterna, oltre a presupporre quello che ho detto prima sul pensiero, si presuppone appunto che la realtà sia incontraddittoria a livello ontologico, quando si pone la dimensione del pensiero come distinta da quella della realtà esterna. Perché? Perché è proprio il principio di opposizione universale che, essendo strutturato in modo da distinguere le cose, cioè da far sì che siano ontologicamente distinte le une dalle altre, fa sì che si mantengano distinte. Se la dimensione del pensiero e la dimensione della realtà esterna fossero incluse in una realtà ontologica contraddittoria, nessuna delle due dimensioni si manterrebbe ferma e stabile in sé e distinta dall'altra, perché appunto la distinzione è ciò che viene sancito da quel principio. E chi afferma quindi la distinzione, la separazione tra pensiero e realtà, la pone presupponendo l'incontraddittorietà della realtà. Altrimenti la dimensione del pensiero sarebbe equivalente a quella della realtà esterna e viceversa. E nonostante sia posta la loro distinzione, sarebbe equivalente alla sua negazione, quindi sarebbe compresente alla sua stessa negazione. Ora, per concludere, la contraddittorietà estrema di chi sostiene soltanto la logica meramente astratta e formale o qualunque altro sistema di pensiero non sia esplicitamente fondato sulla struttura originaria di Severino è la contraddizione per cui da una parte segue implicitamente il criterio della necessità di non doversi contraddire, perché sceglie dei criteri che dovrebbero essere, diciamo, secondo chi li porta avanti, dei criteri idonei per stabilire quale teoria sia attendibile in filosofia o comunque nel panorama del pensiero, quali teorie non siano attendibili, e questi criteri generalmente sono relativi al fatto che una teoria sia da ritenere valida perché spiega bene la realtà, cioè dà una giustificazione coerente più o meno della realtà. Scusate. Ma questo criterio viene scelto non solo arbitrariamente, ma viene scelto presupponendo che vi sia una necessità di aderire a questo criterio e che questo criterio si distingua dalla sua negazione. Se la realtà fosse contraddittoria, non ci sarebbe nessuna necessità, perché la necessità sarebbe equivalente alla non necessità. La miglior teoria sarebbe equivalente alla peggiore. La scelta dei criteri sarebbe a quel punto equivalente alla non scelta, alla scelta dei peggiori, e quindi sarebbe tutto impossibile. Ma voglio chiarire bene questo punto prima di chiudere il video. Da una parte, quindi, chi sostiene l'estraneità della realtà esterna, cioè l'essere estranea della realtà esterna al principio dell'opposizione universale, del positivo e del negativo, sostiene però implicitamente la necessità ontologica e logica di aderire a certi schemi di pensiero e che questi schemi, una volta posti, siano
distinti dalla loro stessa negazione. E quindi da questo punto di vista mostra di seguire, cioè di voler applicare il criterio della incontraddittorietà, perché altrimenti la sua scelta dovrebbe essere posta come equivalente a tutte le altre. Invece no, chi sostiene questa posizione ci tiene ad affermare che la sua posizione sia la migliore, sia la più giusta, almeno implicitamente, che chi invece sostiene la conformità della realtà ontologica al principio di opposizione universale sia in errore. Ci tiene a sostenere questa posizione, e appunto con pretesa di necessità alla fine. E quindi da questo lato mostra di capire, di intuire il bisogno della necessità di aderire alla struttura originaria. Ma dall'altro lato è contraddittorio, perché dal lato appena indicato sceglie arbitrariamente di seguire il criterio della necessità e di aderire al principio di opposizione universale del positivo e del negativo. Ma da un altro lato, quando si tratta di stabilire se una teoria della realtà sia contraddittoria o meno, e di scartarla in base al fatto che sia contraddittoria, non segue più, è sempre su base arbitraria, non segue più il criterio della necessità e quindi dell'adesione al principio di opposizione universale, ma decide su quest'altro lato arbitrariamente di non seguirlo, quel criterio. E allora mostra di adottare una posizione che si autocontraddice, che è contraddittoria internamente. Questo è quello che volevo sottolineare. E credo di esserci riuscito. E va bene. Quindi, chi ha ragione in questi termini si contraddice perché pone due posizioni scegliendo dei due lati quello che gli pare, senza neanche dimostrare il perché sia giusto seguire quel lato piuttosto che l'altro. Non seguendo l'altro lato, appunto quello della problematica della contraddizione di una posizione, sostenendo poi che la contraddizione non implichi la falsità di una teoria, che la coerenza logica, diciamo semplicemente logica, ma in realtà in Severino non si parla di mera logica, ma di necessità e di struttura originaria, di opposizione del positivo e del negativo, la correttezza di un sistema di pensiero equivalga alla verità. Chi nega questo e quindi ritiene che una contraddizione all'interno di un sistema non lo falsifichi, cioè non lo renda veramente falso, lo ripeto, sta scegliendo arbitrariamente di adottare per questo lato la non adesione a quel principio, mentre per l'altro lato la scelta dei propri criteri personali per stabilire cosa sia giusto e sbagliato mostra di aderire a quel criterio, quindi mostra proprio in maniera palese di essere in contraddizione, proprio interna. E qui mi fermo perché ci sarebbero tantissime altre cose da dire. Nei prossimi video riprenderò gli argomenti di Severino dove confuta il concetto dell'identità all'interno del pensiero isolante, astratto, il che non vuol dire negare il concetto di identità, assolutamente, anzi Severino è quello che lo afferma in modo radicale e incontestabile, il concetto di identità, ma nega appunto non l'identità, ma il concetto di identità per come è stato posto all'interno della logica astratta isolante. E sarà chiarito per bene nei prossimi video.